Ciao, buongiorno, è mercoledì e torna Gadia di Viaggi in Giro. Oggi vi porto nella storia, facciamo, scusate ma un po' di tosse, sono umana. Vi porto nella storia, dicevo, quella è Alice, vedete, sta lì che ogni tanto si gira, sonnecchia, fa un po' i fatti suoi, non i vostri. Dunque andiamo nella storia, in Campania, andiamo a Pestum, facciamo una bella passeggiata nella zona archeologica. C'è una zona pedonale, una strada che non si passa, dove non si passa con le auto e nemmeno con i camper, però c'è un parcheggio lì vicino, custodito, tutte e due, custodito e incustodito. Chiaramente quello custodito immagino sia a pagamento, quindi Allora, ci sono vari templi da vedere nella zona archeologica, ovviamente c'è anche un biglietto da pagare perché è come un museo, insomma è un museo all'aperto, però è un museo, i beni culturali ci tengono, quindi fate attenzione quando andate. Io non sono mai riuscita ad entrare perché ci sono sempre capitata in giorni e in orari che il cancello era chiuso. Ho visto sempre tutte queste belle cose dalla strada pedonale, i negozietti, la chiesetta molto carina. E mi ero anche affezionata ad una vecchina che abitava lì, l'ultima volta purtroppo non l'ho vista, e pazienza. Però, eccola, Alice è apparsa, Ciao! Allora, dicevamo, Pestum, che si trova in Campania, più su c'è anche un bel santuario da visitare, comunque la zona è molto bella, si fa presto perché è piccola, però entrando, dove io non sono riuscita, si gira proprio intorno a questi musei di Poseidone, Cerere, Hera, bella tutta la mitologia da studiare, da vedere, eccetera, eccetera. Allora, parcheggiate lì, visitate, poi una volta visto tutto potete proseguire anche verso il mare perché lì ci sono delle zone molto belle marine. Si può arrivare anche ad Acropoli, ma di questo ne parliamo anche la prossima volta. Mi raccomando, se avete delle curiosità da segnalare fatelo tranquillamente nei commenti. Trovate il link di Pestum e la sua storia qui sotto come sempre e ci vediamo mercoledì. Buona passeggiata, ciao.